la sua realtà. Sì, non sapevo qual era. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito a Caterina, insomma. Non sono proprio fuori luogo perché abito a San Donà, lavoro a Treviso, ma abito a San Donà, semmai insomma, posso parlare come cittadino sandonatese. Ma mi è stata chiesto un po' di parlare dell'esperienza di Treviso. In verità non sapevo da dove iniziare ascoltando, come dire, gli interventi. La domenica mattina, quando magari un po' di tempo vado a fare 50 km in bicicletta, robe, come dire, non sono un ciclista professionista. E sono più attento a cosa mi manca, stanco, morto, perché proprio pancia, senza allenamento, no? Sono più attento a cosa mi manca per arrivare piuttosto che a guardare quanta strada ho fatto. Allora, la prima provocazione che vorrei dire è questa. Una volta quando studiavamo, vero Serenella, quando studiavamo, leggevamo che i servizi devono modificarsi in funzione dei bisogni dei cittadini. E io trovo che la discrepanza che c'è tra le necessità in aumento, in modo anche diversificato, e i servizi è una discrepanza che tende ad allargarsi, cioè la cultura organizzativa dei servizi, si parlava del CDCD. I CDCD ospedalieri sono intrinsecamente un fallimento. Io sarò a novembre, Ravana Core, all'Istituto Superiore di Sanità, a proporre l'idea di un CDCD territoriale, perché altrimenti quello che lei ha detto è evidente, è un fallimento nel pensiero, voglio dire, nel presupposto. Noi abbiamo bisogno di governare il territorio, di governare, diciamo, le situazioni che si configurano laddove le persone vivono. E quindi i servizi sono chiamati a modificarsi in funzione delle nuove necessità, non abbiamo alternative a queste. E quindi se io vi dico, vi do due dati. Il primo dato è, in Veneto ci sono 35, dunque io sono un istituzionalizzatore per eccellenza, sono, come dire, dirigo la più grande IPAB del Veneto, che ha 850 posti letto, per cui quando ci sono degli anziani vengo volentieri perché sono potenziali clienti, quindi se no, siamo qua, se non basta San Donà, venite a Treviso, insomma. Ma non c'è problema, sapete, perché siamo pieni, pieni, pieni di liste d'attesa di persone disperate. E anche questa balla, a parte, come dire, il buco nero di San Donà che è non lo affrontiamo nemmeno, d'accordo? Per quanto grave è stato. Ma la balla, raccontata anche da un ecclesiasta che è Monsignor Paglia, che pensa di abolire le RSA, d'accordo? A favore della domiciliarità, facendo riferimento a una famiglia che non c'è più, è una stupidaggine. Cioè, bisogna fare in modo di riorganizzare la società. Ma torniamo, il rapporto tra i servizi e i bisogni. In Veneto ci sono 35.000 posti letto nelle case di riposo, d'accordo? È stimato dalla regione stessa che il 50% delle persone hanno un decadimento cognitivo. Di questi 35.000 posti letto nelle case di riposo, sapete quanti sono i servizi di alta protezione Alzheimer, cioè i nuclei SAPA? 165 posti. 165 su 35.000. Scusate, c'è qualcosa che non va. Allora, quando mi chiamano in giro, sapete l'ultimo titolo che metto nelle slide? Il primo, anzi, no? Innovare nonostante la politica. Perché il primo tema è proprio che la politica, cioè le questioni politico-istituzionali, devono essere tali da creare le condizioni affinché i servizi si adattino ai bisogni. Dopo bisogna entrare nei servizi, Giovanni, e far cambiare la testa a chi gestisce i servizi, perché non si può rivolgersi nei confronti delle persone che non sanno, sono impiegati, meccanici, fanno altro, con acronimi, con non è nelle mie competenze. Vi racconto una breve. Guardate, vengo fuori da un convegno di 2 giorni. Ieri avevamo la ministra Locatelli e Mantoan dell'Agenas a Treviso e trattavamo un po', diciamo, di questi temi. E
Abbiamo fatto entrare per primo una persona che fa parte del vostro territorio, che è Michela Morotto. Allora, al di là di tutte le belle parole che noi ci raccontiamo, Michela Morotto ha 47 anni, ha il marito che ha contratto la malattia di Alzheimer a 42 anni, i figli di 3 e 7 anni, che sono stati anche, come dire, chiamati dal Presidente della Repubblica, no, per fare l'onorificenza, ma nonostante l'onorificenza non è cambiato niente a quella persona, perché il marito oggi è all'interno di un SAPA, d'accordo, che ha non so se 10 o 15 posti, ma niente in confronto a ciò che è necessario. Allora, il primo livello che vorrei dire è la discrepanza, perché il tema dei centri sollievi, che sono straordinari, non deve essere un alibi, perché c'è il diritto delle persone che stanno male a ricevere delle risposte. E sono i servizi che devono modificarsi in funzione dei bisogni e non i bisogni nei confronti dei servizi. Si diceva la solitudine, hai perfettamente ragione. Io non conosco più, prima, insomma, conosco di più nella provincia di Treviso, gli ultra 75 anni sono il 48% abitano da soli. Avete presente cosa vuol dire? Il 48%, altro che solitudine. E il rapporto che c'è tra solitudine e demenza, diciamo così, che c'è una certa correlazione dal punto di vista di studi clinici. Allora, il tema che ci poniamo è proprio questo. Uno, la questione politico-istituzionale. La politica deve assumersi queste responsabilità. Due, la questione culturale. Non è una questione medica. È anche una questione medica, ma non è una questione medica nel senso che le persone con la diagnosi, se poi dopo la diagnosi non hanno una risposta, la diagnosi vanno a casa e la mettono dentro nella credenza laddove ci sono tutte le altre diagnosi. E non ci si fa niente con la diagnosi in senso stretto, anche se è un diritto del cittadino avere la diagnosi. Quindi bisogna creare quella filiera a cui si faceva riferimento, è una filiera che deve funzionare. Il terzo elemento, appunto, quindi la cultura sulla demenza. La cultura sulla demenza. Mi piacerebbe raccontarvelo, ma fate conto che la demenza, come tutte le patologie cronico-degenerative, ha messo in crisi il paradigma, scusate i paroloni, della medicina. Perché la medicina era abituata a intervenire sulle patologie per curarle. Se va dal medico, va a guarire. Ma se uno ha una patologia cronico-degenerativa, non può guarire. E quindi potrebbe essere inutile andare dal medico. Dei bravissimi geriatri si sono inventati, hanno pensato, ma come, allora non contiamo più nulla? Alle volte i medici dicono, severeggio, no? Severeggio, secondo me. E invece no. Allora, la chiave di lettura diventa la qualità della vita e il benessere, e non più la guarigione della patologia. Vale a dire, devo fare tutto ciò che è possibile per fare in modo che, nonostante la presenza della malattia, la persona e il suo nucleo familiare possa stare nel modo migliore possibile. E questo cambia la chiave di lettura del bisogno e organizza programmi e attività perché nelle società più avanzate i medici possono prescrivere cicli di ginnastica. Non cicli di quel che appina, cicli di ginnastica, vale a dire attività di integrazione previsti come diritto del cittadino che li integra all'interno di un processo e che aiuta le famiglie, diciamo, a fare un'attività di recupero. Chiudo perché altrimenti sono troppo lungo, vero Caterina? Chiudo dicendo questo. 20 anni fa, perché non ho parlato dell'esperienza di Treviso, non volevo essere autoreferenziale, però vi racconto un aneddoto. 20 anni fa, anzi nel 2001 era, abbiamo attivato 15 posti SAPA, sezione alta protezione Alzheimer. So che se non ha SAPA vuol dire un'altra cosa che se va sull'orto, ma in questo caso era qualcosa di diverso. E insomma, noi ci teniamo al nostro, siamo un po' matti, cioè, veramente, no? Perché dottore qua primario dice che lavori in ospedale in neurologia perché da alzarmi in piedi per onorare noi lavorando in casa di riposo, ah beh, te lavora in casa di riposo. E invece è una roba straordinaria, capite? È una roba straordinaria perché ci occupiamo delle cose davvero difficili ed è, vabbè, ma questa è un'altra partita. Nel 2001 abbiamo attivato il SAPA. Obbligatoriamente la norma diceva
dopo 2 mesi casa, perché serve per sollievo, riabilitazione, eccetera. Perfetto, va bene. Allora noi mandavamo a casa, intanto dovevamo lottare con i familiari perché non si fidavano giustamente di lasciare il proprio caro in mano ad altri. Dopo vengono a vedere e dicono, ma cioè, qua sta meglio, no? Non hai disturbi del comportamento, perché le famiglie a casa sono disperate, cioè non accogliamoci, no? Le poesie. Ecco, chi è a casa con una persona affetta da demenza è disperata ed è isolata. Bon. Allora, ciò che abbiamo visto è che dopo 15 giorni, 20 giorni, le persone dicono, porco caro, guarda che... Quando arriva il secondo mese, il 60° giorno, dicono no, non viene più casa, non viene più. E invece la norma ti obbliga, diciamo così, alla restituzione. Nel frattempo lavaggio farmacologico, nel frattempo riabilitazione, e qui ci sarebbero tante cose da dire perché si dice disturbi del comportamento, ma i disturbi del comportamento sono una piccola parte della malattia. Sapete cosa... Come vengono confusi? Sono i comportamenti disturbanti, che non sono i disturbi di comportamento. I comportamenti disturbanti sono che adesso una persona affetta da demenza è stanca di stare qua dentro e vuole andare fuori. Il familiare dice no, non muoverti, che ti vedono tutti e non voglio fare tutta figura. E si frappone il fatto che possa andare fuori. Ovviamente, come chiunque di noi, se io ti blocco, inizio a incazzarmi, no? E inizio a dire... Ecco, la differenza tra i disturbi del comportamento che hanno una base, diciamo, un'origine nella malattia e i comportamenti disturbanti. I comportamenti disturbanti sono fatti dall'incapacità nostra, diciamo così, di assisterlo in modo adeguato e in modo il più libero possibile, in modo che possa manifestare quelle che sono le sue volontà interne. Torno a bomba per dire, a un certo punto, in nero, nel senso, noi in nero che ci facciamo pagare in nero, ma senza comportarlo con nessuno, mandavamo a casa delle famiglie qualcuno per dire, senti, ti insegno come si fa a gestire una persona con demenza, d'accordo? E allora abbiamo mandato a casa un operatore, un infermiere, il logopedista per il tema, no, della disfagia, abbiamo mandato a casa lo psicologo perché lo stress del familiare, eccetera, eccetera, abbiamo mandato a casa anche un medico che abbiamo convinto per il tema della terapia, l'importanza che le terapie, anche per altre questioni non necessariamente, diciamo, neurologiche, devono essere prese per bene, eccetera, eccetera. E il miracolo è che le famiglie vogliono prendersi cura dei loro cari, ma chiedono di essere assistite per tutto il lunghissimo tempo della malattia. Quindi, se noi non, cosa abbiamo capito? Che se noi non diamo una mano alle famiglie, le famiglie diventano a loro volta un problema, perché non ce la fanno più. Non solo, ma si devia nella badante che è un anello debole della catena. La badante non è una persona cattiva, è una persona che da altre parti del mondo viene qui per cercare di dare una mano alla propria famiglia d'origine. Rispettabilissima, non so quanti delle persone presenti qua dentro è disponibile a fare la badante per 1.000-1.200 euro al mese, H24, 365 giorni l'anno, è da morire. Quindi se si comportano, diciamo, non perfettamente con gli anziani, non è così strano. Uno, perché non sono preparate, due, perché è difficile. E quindi hanno tutta la comprensione del caso, bisognerebbe governarlo un po' di più questo fenomeno, perché il 66% dei badanti sono in nero, quindi questa è un'altra questione ancora. Chiudo dicendo che quello che abbiamo scoperto è semplicemente che è l'acqua calda. È l'acqua calda. È che noi dobbiamo fare nostro un termine che abbiamo come servizi dimenticato, cioè farsi carico. Le persone hanno bisogno di rivolgersi ai servizi e sentire che i servizi hanno capito di che cosa hanno bisogno, ma non basta. Hanno capito e se ne prendono carico, chiedendo alla famiglia quota parte dell'impegno e dando quota parte dell'impegno. Da questa esperienza è nato il SAPA-D. Domiciliare.
E la conferenza dei sindaci non è un progettino formaggino che ti arriva poi con i 10.000 euro che fai un progettino e dopo se non ci sono più i 10.000 euro, progettino ciao ciao, che è, come dire, la maggior parte dei progetti. La conferenza dei sindaci si è assunta la responsabilità ed entra nei piani di zona, la rete ASAI dell'US di Treviso, con un accordo con l'ISRA di Treviso, che io rappresento, con 150.000 euro l'anno. Cosa garantiamo con i 150.000 euro che nascono da quel 22, dal 2002, e si sono progrediti? Oggi la rete Alzheimer segue a domicilio complessivamente 650 famiglie. E con un rapporto costi-benefici, quindi, come dire, io alla fine ho un bilancio di 35 milioni, alla fine deve pareggiare, non è che poi farà altro, no? Perché i soldi servono per pagare i stipendi sono un diritto, così come sono diritti, i diritti dei cittadini che hanno l'esigenza di avere la salute. Allora, ciò che è nato è stato proprio il ventaglio dei servizi. Allora, sono nati 5 caffè Alzheimer, 3 laboratori di stimolazione cognitiva. Seguiamo 14 centri di sollievo in piena collaborazione, in pieno amore e accordo, in continuità, rinforzando i volontari, perché anche loro hanno bisogno, se no perde la via, come ovvio che sia. Abbiamo, come dire, l'applicazione di tutto quell'NPI, che è una roba un po' strana, che serve per ricevere l'assegno a domicilio, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo inaugurato il tema della città amica delle persone con demenza da Treviso, poi insomma con Serenella abbiamo parlato, allargato, fatto, brigato, perché guardate, il convegno da cui vengo fuori si chiamava Comunità di Destino. Allora la promessa che abbiamo fatto ieri proprio con Michele Moruto è: l'abbiamo presa ad esempio, lei è stata abbandonata dalla comunità, e la comunità non è fatta solo di cittadini, ma è fatta anche dei servizi dei cittadini che si integrano alla comunità e cercano insieme di risolvere le problematiche. Ecco, non è un mondo fantastico, nel senso che personalmente sono sempre più attento a cosa c'è ancora da fare piuttosto che a dire ciò che abbiamo fatto. Ecco. E quindi credo che sia questo lo stimolo, l'approccio, l'intenzione, la volontà, qualche volta anche la follia, no? Che deve il cuore che ci trasporta oltre l'ostacolo, perché altrimenti non ha senso quello che stiamo facendo, ed è ciò che ci riempie, diciamo, di gratificazione, di gioia, di contentezza, ho usato le parole che ha usato Giovanni, quando facciamo un servizio alla persona, che è una cosa fondamentale. Parentesi, siccome la nostra è un ente pubblico, noi come ente pubblico abbiamo un dovere in più, perché il pubblico appartiene a tutti e quindi appartiene anche ai cittadini, e quindi pensiamo davvero di far bene alla comunità. Grazie. Grazie, dottoressa. Ci sentiamo. Sì, però.